E Radio Radicale, siamo con Mario Capanna per parlare con lui della candidatura di Ilaria Salis. Allora, io ho visto che il mondo politico si è, diciamo, nettamente diviso su questa candidatura. Allora, io approfittando anche della sua lunga esperienza politica, e sappiamo che non è la prima volta che una persona in attesa di giudizio viene candidata, Pannella ce lo insegna, le volevo chiedere che differenza c'è tra, per esempio, i casi che aveva sollevato Pannella negli anni Ottanta e questo, e come ha trovato le reazioni della destra su tutta questa vicenda. Beh, a me pare che, come dire, il buon Pannella colpisce ancora, nel senso che la candidatura della Salis si inserisce sull'esempio che in qualche modo lui aveva anticipato, no? Vuoi per il caso Tortora, vuoi per il caso Negri, per esempio, no? E io trovo assolutamente bello che l'Alleanza Verdi e Sinistra abbia posto questa candidatura. Una cittadina italiana, verosimilmente innocente, ma questo poi, Ma anche se fosse ma anche se colpevole, cioè, fosse, ma anche se anche se fosse fosse colpevole, colpevole, bravissimo, cioè. sono d'accordo con te. Non esiste che venga trattata in quel modo, cioè come una giumenta con le catene, ai polsi, ai piedi, una roba del genere. E quindi benissimo, benissimo la candidatura e mi auguro che venga eletta, perché così si pone un problema non solo all'Ungheria e ai rapporti Italia-Ungheria, ma si pone un problema a livello di dimensione europea, circa il rispetto dei diritti effettivi del cittadino. Quindi, cosa ottima, benvenuta. Allora, cosa vuole dire, cosa si può dire a quelli che accusano di aver politicizzato una vicenda che già di per sé era politica? Appunto, dov'è la politicizzazione? Era un caso politico fin dall'inizio, con la vergogna che fino a quando questa brava ragazza non è comparsa con le manette, eccetera, con i pezzi dalla televisione, il caso sembrava che non esistesse. Mentre l'ambasciata italiana a Budapest sapeva tutto, delle condizioni civili di detenzione e così via, e ha mantenuto il silenzio vergognoso insieme al governo italiano su tutta la vicenda. Per cui non è che il caso è stato politicizzato. Il caso è politico fin dall'inizio. Senta, vuole dire qualcosa sul Partito Democratico? Allora, il PD avrebbe voluto candidarla, però la segretaria del PD, che adesso in queste ore è impegnata se mettere o meno il nome al suo simbolo, non l'ha fatto. Allora, vedo che ride, ma che cosa pensa di quello che è successo? Se vuole dire qualcosa. Sì, ma volentieri, ma senza, come dire, lo dico con molto rispetto, no? Cioè, il PD è da una vita che non ha più niente di sinistra. È divenuto un partito socialdemocratico senza la dignità dell'SPD, poniamo, del Labour Party inglese, Dei socialdemocratici italiani. dei socialdemocratici italiani di un tempo, no? E così via. E quindi è evidente che, venuto meno l'orizzonte politico effettivo, la rissa è sulle sedie, compreso qualche malaffare di troppo, vedi i casi di Bari, vedi i casi di Torino e altrove. E pertanto non mi fa meraviglia che la decisione della Salis abbia suscitato tutte le polemiche, visto che ormai l'orizzonte non va più in là di un polmone dal naso per quanto riguarda il PD, no? A me spiace. Perché è una situazione che contribuisce a rovinare il già deleterio quadro politico italiano. Però bisogna prendere atto della realtà, essere realisti. Io spero che si diano una mossa, ma sembra che ormai sia una sorta di tabe genetica il fatto che viene nominato un segretario e un minuto dopo già nel PD cominciano a lavorare per logorarlo e sostituirlo. E quindi io spero che in qualche modo si cambino registro, perché altrimenti non Senta, sopravvivono. l'ultima domanda sul nome nel simbolo del PD di Elly Schlein. Allora, lei negli anni Ottanta, no, l'avrebbe mai scritto sul simbolo di democrazia proletaria per Mario Capanna? Assolutamente inimmaginabile. E se l'avessi fatto mi avrebbero cacciato a pedate, giustamente, no? Per cui inimmaginabile. Ecco, anche questo della iperpersonalizzazione della politica è un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra. Dopodiché, questi non riescono a capire che sono per queste ragioni, oltre che per altre,
le cause per cui circa la metà degli italiani non va più a votare, no? È evidente, ma capisci, è la miopia, la cecità di chi non si interroga sul disgusto dei cittadini nei confronti di questi comportamenti partitocratici. Grazie come sempre a Mario Capanna. A te, a voi.